Abbiamo visto gente salutarti, gridare il tuo nome, ti abbiamo visto piangere. Ha cominciato a parlare degli Rossi, tu fai parte proprio di un altro mondo da questo punto di vista. Come puoi, se sarà così, lasciare questo Palermo? Passo in diretta, Rossi. Ma io sono dispiaciuto per loro, perché poi noi la partita l'abbiamo fatta, cioè, con le nostre... anche con i nostri limiti, però questa squadra ha giocato calcio. Ci è girata anche male, perché già eravamo rabberciati, poi facevamo problemi in difesa, è capitato proprio, anche perché l'avevamo preparata bene, la squadra ha corso, ha lottato, secondo me ha giocato anche bene, ha creato più dell'Inter, solo che penso che ha vinto la squadra più, no, più che forte, più esperta, perché vedere dei giocatori campioni del mondo buttati per terra per perdere tempo la dice lunga, su. Però allora chi vince festeggia e chi perde racconta, e quindi noi siamo raccontati. Volevo tornare un attimo sulle lacrime, erano lacrime di rabbia, di commozione, d'addio, che cos'è? No. Dispiacere, perché ho dato tutto me stesso a questi ragazzi, è la fine di un anno, portare 35.000 persone di Palermo a Palermo a giocarsi qualcosa di importante, per me è stato un motivo d'orgoglio e quindi mi sono dispiaciuto soprattutto per loro. E la squadra ha cercato di dare quello che c'aveva e secondo me ha fatto anche abbastanza bene, solo che non siamo riusciti nell'impresa, però tanto di cappello a sti giocatori. Questo mi auguro che gli serva d'esperienza, perché l'ho detto prima, secondo me ha vinto la squadra più esperta, non la squadra che stasera si è dimostrata più forte di noi. Buonasera mister, lei dice che ha vinto la squadra più esperta, non so, mi pare di aver sentito che invece il suo presidente dice che ha vinto la banda Bassotti. Non lo so che cosa intende, onestamente chiedetelo a lui, anche perché io posso rispondere di quello che dico io, non posso rispondere di quello che dice il mio presidente. Il Palermo ha giocato comunque una partita di calcio, hai detto tu. Dove è mancato? È mancato nell'attenzione, è mancato nell'esperienza e soprattutto quanto ti dispiace, come dire, non aver messo la ciliegina sulla torta questa stagione così? Ma la stagione, adesso faremo un bilancio, magari adesso a caldo è difficile, faremo un bilancio, ma il bilancio dice che abbiamo fatto quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ringiovanendo la squadra, valorizzando dei ragazzi importanti. L'anno scorso siamo arrivati in Champions League e quest'anno abbiamo fatto lo stesso risultato, mentre altre squadre sicuramente più forti di noi non ci sono riuscite. Soprattutto questa squadra è una squadra che ha futuro. Io mi auguro, che gli ho detto, che serva da lezione. Dove siamo mancati? Secondo me abbiamo fatto degli errori che purtroppo sono stati ciclici e soprattutto, ma sono dovuti secondo me dalla mancanza di giocare partite a un certo livello, anche perché stasera qualcuno anche sotto porta, gente fredda, gente gol, siamo arrivati 4-5 volte tu per tu col portiere, abbiamo trovato sempre o la soluzione sbagliata, il portiere bravo, la mischia, un piede, perché secondo tempo soprattutto abbiamo giocato una porta, cioè abbiamo chiuso dentro la loro area di rigore, cioè, però hanno vinto loro, quindi merito loro. Secondo me siamo mancati in certe situazioni, ma questo lo sapevo, però questa squadra è tutto l'anno che fa delle cose fatte bene e cose fatte meno bene, ma penso che sia un processo di crescita sotto questo punto di vista. Io ho visto ieri la Champions League, la finale, due squadre migliori del mondo, però non c'è stata partita una rispetto all'altra. Stasera almeno ce la siamo giocata. Mister, a proposito di gente sotto porta, Peniglia non ha giocato dal primo minuto perché stava male o per scelta tecnica? No. Io già c'è una squadra a trazione anteriore, ho finito con
con quattro punte e un trequartista, sapendo che davanti c'è gente come tu, come Milito, ho dovuto fare delle scelte, ma penso che le scelte erano anche giuste, perché c'è una partita di che prepari, solo che poi dopo ci si mette lo zampino, perché ti si fa male magari l'unico centrale che c'era rimasto titolare, e lì secondo me la partita un po' ha cambiato. Sì, sì. Scusami, io so, insomma, già come mi risponderai, ma ci provo lo stesso. Se già come ti rispondo, non ci provare. Senti, era l'ultima partita sulla panchina del Palermo. Ma questo non lo so, io chiaramente devo parlare con la mia società, prima devo parlare col presidente, io un'idea ce l'ho, che la esporrò al presidente. E siccome c'è un contratto fino al 30 giugno, sono in scadenza, adesso ne parlerò con il mio presidente se mi darà udienza e valuteremo quello che è più giusto per me, per lui, per il Palermo. Altre domande? Grazie. Grazie, buonasera. Terminato in questo momento la conferenza. Sempre Panini. Non pensi che però questa sia una base da cui ripartire? Cioè, al di là delle valutazioni che farei col presidente, tu dici sai già cosa farò, ma qui ci sono 35.000 persone che hanno cantato per te, una squadra che tu hai costruito, che gioca a pallone e che penso che tu da tecnico allenatore avresti piacere a continuare a far crescere, no? Dico, fra le tue valutazioni ci sarà questa notte, questo affetto e questa partita? No, tra le mie votazioni non ci sarà questa partita, ci sarà un anno e mezzo, non è solo questa partita, perché sarebbe troppo facile solo stasera. Io, questa gente si è adatta a me completamente dal primo giorno che sono arrivato, mi hanno rispettato, per me questo è importante, perché hanno visto che ce l'ho messa tutta. E questo per me, Deglio Rossi persona, è un grande onore. E questo gli fa onore alla gente di Palermo, perché hanno visto che io ho cercato di dare il massimo per la loro squadra. E le valutazioni le farò anche in questo senso, ma siccome sono professionista e siccome non sono né Don Chisciotte e non vivo d'aria, cioè nel senso che, e siccome ho anche la mia dignità e sono una persona che magari non sarò un grande allenatore, però penso di essere una brava persona e quindi certe cose vanno rispettate. L'ultimo, per favore. Buonasera mister, ha detto giustamente di avere il contratto in scadenza e di avere una dignità, quindi credo che qualcuno... No, la dignità è indipendentemente dal contratto in scadenza, diciamo contratto di 5 anni, la dignità ce l'ha comunque. Entrambe le cose. Posso immaginare che un allenatore con la sua dignità e la sua esperienza sia parecchio ricercato, ci svela se fra i contatti, fra gli ammiccamenti ci sono anche quelli del suo amico Walter Sabatini? No, l'unico ammiccamento me l'ha fatto mia moglie. Grazie.